cielo e la terra, in realtà è il racconto della costruzione di una diga e della bonifica di un territorio. Lì, in quel libro lì, è tutto descritto con le traduzioni letterali. Quindi sono arrivati, si sono fatti una riserva d'acqua, hanno bonificato un territorio sottostante, si sono messi loro, poi ci hanno messo la gente a vivere all'interno e a un certo punto fanno, si dice che fanno la dam, e lo fanno utilizzando il loro tselem, che è termine ebraico che significa letteralmente un qualcosa di materiale che contiene l'immagine e che deriva dalla radice verbale tsalam, che significa tagliare fuori. Quindi vuol dire che loro hanno fatto l'Adam utilizzando qualcosa di loro che contiene la loro immagine che è stata tagliata fuori. Ok? Noi sappiamo che cos'è che contiene la nostra immagine e può essere tagliato fuori, lo chiamiamo DNA. In questo libro qui ho cominciato a pubblicare alcune pagine di un lavoro di un biologo molecolare del King's College London, che assieme a un gruppo di genetisti sta cominciando a ipotizzare che nell'evoluzione dell'uomo ci sia stati degli interventi di ingegneria genetica che hanno dato dei colpi di acceleratore all'evoluzione dell'uomo. E il fatto che la scienza accademica stia cominciando a dire ma chissà, facciamo finta, vediamo... Allora lui sta scrivendo un libro che si intitolerà Adam, io l'ho già citato lì anche se il libro non c'è ancora, nel quale lui mi ha detto che mette anche una tabella con tutta la serie di passaggi che eventuali ingegneri genetici possono aver fatto per arrivare a produrre il Sapiens. E quindi cominciamo a raccontare anche quella roba lì, no? Che sembra un'assurdità, una colossale bagianata. Cominciamo a raccontarla. E quindi sta cominciando a raccontarla anche la scienza. E quindi lui mi ha dato l'autorizzazione, l'ha pubblicato. E lì parlo di quei pezzi che sono dentro il nostro patrimonio genetico che non si sa da dove arrivano, che sono delle zone che chiamano zone AR, cioè Human Accelerated Regions, che sono delle zone nelle quali ci sono dei tassi di mutazione, insomma che non arrivano dalle scimmie, li abbiamo soltanto noi. E quindi se si pensa che qualcuno ce l'ha messi la cosa diventa spiegabile, altrimenti continuiamo a dire che non sappiamo da dove arrivano. Allora poi la Bibbia si dice che prese la Dam e lo pose in Gan Eden, cioè chi sarebbe il paradiso terrestre, il cosiddetto paradiso terrestre. Gan significa giardino recintato e protetto, non paradiso, posto in Eden, che era un grande territorio. Dice allora, prende l'Adam e lo pone in Eden, il che vuol dire che non l'hanno fatto in Eden, l'hanno fatto da un'altra parte, poi lo pigliano e pigliano solo il maschio, solo l'Adam con l'articolo, quindi Adam non è Adamo, è l'apostrofo Adamo, cioè vuol dire un gruppo particolare, e lo pone in Gan Eden e lo pone lì perché gli fanno lavorare lì, cioè devono occuparsi di quel centro loro, laboratorio, centro sperimentale o magari anche centro di comando, e quindi hanno bisogno di lavoratori e se li portano lì, solo i maschi. E i maschi si occupano appunto delle coltivazioni, degli animali, eccetera. Poi dice la Bibbia che a un certo punto gli Elohim si accorgono che per l'Adam maschio la compagnia degli animali non è sufficiente e allora decidono di fargli la femmina. E come fanno a fargli la femmina? Dice la Bibbia, inducono nel maschio un sogno profondo, gli prelevano un qualcosa da una parte laterale ricurva, chiudono la carne là dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno prelevato fabbricano la femmina. Allora, può darsi che siccome avevano portato soltanto il maschio, è chiaro che all'interno del Gan Eden non esisteva il problema della riproduzione, cioè non si dovevano riprodurre, quelli erano maschi che dovevano lavorare, punto. Poi hanno visto che con gli animali magari, non lo so, hanno detto ma facciamogli la femmina, però può darsi che per il modo in cui era stata fatta fossero sterili. Finché interviene uno o un gruppo degli Elohim, che sono quelli identificati con il serpente, che in sostanza li rendono fertili. Allora nel libro dei Proverbi, nel capitolo 30, si parla di un'adultera e si dice che l'adultera mangia il frutto, si sciacqua la bocca e poi dice, io non ho commesso nulla di male.
Si parla del maschio che va con l'adultera e si dice comunque tu poi vomiterai il frutto che hai mangiato. Cioè, mangiare il frutto significa compiere l'atto sessuale. Sappiamo che Eva mangia non la mela, mangia il frutto, perché la mela è un'invenzione successiva. Cioè, quando la Bibbia viene tradotta in latino, siccome si parla dell'albero del bene e del male, male è malum, che in latino significa anche melo, allora da melo deriva la leggenda che Eva ha mangiato la mela. Invece no, in ebraico c'è scritto che Eva ha mangiato il frutto, e mangiare il frutto significa compiere l'atto sessuale. Ma la cosa bella, curiosa, è che la Bibbia dice che dal contatto con il serpente Eva mangiò il frutto e poi ne diede da mangiare ad Adamo. Con chi l'ha mangiato il primo frutto Eva? Cioè c'è stato qualcuno che le ha insegnato a mangiare il frutto e poi lei ha detto Adamo vieni che devo spiegare una cosa. Perché c'è scritto così nella Bibbia, che il primo frutto l'ha mangiato con un altro. L'adultera. Magari l'ha mangiato con uno degli Elohim. Tant'è che quando nasce il primo figlio, Caino, lei dice ho avuto il primo figlio grazie all'aiuto o alla benevolenza dell'Elohim. Quindi magari il primo frutto se l'è gustato l'Elohim. Prego. Perché Adamo era sterile. Però non sono domanda sciocca. Per quanto riguarda la sessualità all'interno della Bibbia, in generale, in tutta la Bibbia, sì. Anche perché poi si parla anche di sodomia, eccetera. Sì. E allora, la sessualità, per quanto riguarda la Bibbia, diciamo quindi i regolamenti dati da Yahweh, era regolamentata, ma non da un punto di vista etico, da un punto di vista pratico, cioè... tutto ciò che poteva era proibito, tutto ciò che poteva creare tensioni all'interno, diciamo, del popolo. E quindi è chiaro che il maschio doveva fare sesso con la sua o le sue femmine e non desiderare i comandamenti, quelle degli altri. Perché in un campo in cui ovviamente vigeva sostanzialmente l'anarchia, no? Nomadi, allevatori e cose del genere, allora, e siccome la femmina, basta vedere anche il valore in cicli che davano, no? Cioè la femmina valeva esattamente sempre il 50% del maschio e la femmina era di proprietà dei maschi. Quindi se un maschio vedeva passare una femmina, cioè non andava molto per il sottile, se la prendeva. È chiaro che questo implicava il fatto che il proprietario della femmina arrivava lì 2 ore dopo e lo sgozzava. Questo non se lo potevano permettere. Allora Yahweh ha dato tutta una serie di regolamenti che riguardano la sessualità e altro per dire, cioè per dare appunto un codice di comportamento che non creasse tensioni sociali, ecco, diciamo così. Quindi il discorso del tabù del sesso inteso come moralità, no. Era proibita ovviamente la sodomia, l'omosessualità, erano proibiti i rapporti con gli animali, era proibito l'onanismo, insomma l'autoerotismo, anche perché all'inizio possiamo capire che lui doveva costruirsi un popolo, quindi come dire ogni colpo doveva andare a segno, cioè non bisognava sprecare nulla, no? E quindi diciamo la sessualità era regolata in funzione degli obiettivi, non dal punto di vista etico-morale, perché la Bibbia, l'Antico Testamento, è un libro assolutamente immorale. Cioè, se noi dobbiamo dare un riconoscimento alla Chiesa, è quella di aver costruito un sistema di norme etiche nonostante ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento, non grazie a ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento. No, perché l'Antico Testamento sarebbe la violazione continua dei 10 comandamenti, continua, a partire da Yahweh. Il problema è che i 10 comandamenti non sono un ordine etico valido per l'umanità, era un regolamento per loro. Cioè non desiderare la donna d'altri non è altri intesi come prossimo, è del tuo vicino. In ebraico quel termine lì indica il tuo proprio vicino, quello con cui hai rapporto quotidiano, il tuo camerata, diciamo così.
Così questo valeva per gli animali, per le cose degli altri, perché è chiaro, allora se tu vedi una femmina oppure vedi un animale che è di un altro e te lo prendi, nasce la faida, no? Nel senso che l'altro si vede, ecco, questo non doveva avvenire. Nei confronti dell'esterno, tutte queste cose qui erano non solo permesse, ma addirittura ordinate. Sentite cosa dice Mosè quando i suoi ritornano da una battaglia. Quindi non uccidere, comandamento, no? Non uccidere. Era non uccidetevi tra di voi. Arrivano i combattenti, Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito che tornavano da quella spedizione di guerra. Mosè disse loro: avete lasciato in vita tutte le femmine? Dice: allora fate così, ora uccidete ogni maschio tra i bambini e ogni donna che si sia unita con un uomo. Tutte le ragazze che non si sono unite con un uomo le conservate in vita per voi, le altre ammazzatele tutte, compresi i bambini dei maschi. Non uccidere. Non esiste il comandamento non uccidere, lo dice il rabbino David Ben-Dori, il quale dice: tradurre non uccidere è una traduzione sbagliata, e ha ragione, perché quel comandamento lì non è non uccidere, è non ammazzare con intenzione il vicino tuo, perché di uccidere gli altri qui è detto continuamente. Così Giosuè conquistò tutta la regione, la montagna, il Negev, il basso piano, non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni vivente come aveva ordinato Yahweh, l'Elohim di Israele. Cioè dice: li abbiamo uccisi tutti, esattamente come ci ha ordinato lui. Questa roba qui, leggete il libro di Giosuè, trovate un sacco di volte. Yahweh mise anche questa città, il suo re in potere di Israele, che la passò a fil di spada con tutti quelli che vi abitavano. Non vi lasciò alcun superstite. Questo vale per Maccheda, per Libna, per Lachis. Cioè qui ci si è reso conto che ogni volta che conquistavano un centro abitato li uccidevano tutti. Pulizia etnica. Ci dobbiamo mettere noi. Dio. Che dice a quelli lì do quel territorio là, poi dice adesso mi interessa, allora andiamo ad ammazzarli perché stanno là dove li ho messi io. Sì, ma Davide prenderebbe Bezzabea, ha mandato il suo amico in prima linea a farlo ammazzare. No. Cioè la Bibbia è un libro immorale, sì. Su questo non ci sono dubbi, prego. Sì. Mi riaggancio un attimo al discorso fatto prima. È chiaro che di ingegneria genetica se ne parli, e non una volta sola, non sì. Solo quando facciamo l'uomo a nostra immagine, poi la clonazione di Eva, eccetera. Poi Noè. E poi Noè, che viene fuori biondo, chiaro, di pelle, insomma il papà dice, ma insomma da dove arriva? Non è figlio mio. Non è figlio mio. Ma io spezzerei a questo punto una lancia, per carità, forse una ipotesi mia fantasiosa, per quel povero serpente. Sempre ritenuto quell'essere malevolo che ne ha fatti e li ha fatti poi cacciare. No, quello era il nostro amico, diciamo così. Cioè io lo vedrei più come padre o madre, non ha importanza, ma quasi una mami che ha creato un ingegnere genetico, il primo ingegnere genetista che probabilmente ha creato prima dopo la sua equipe. Sono d'accordo, sì. Non a caso, forse, vedendo così nella Cappella Sistina le immagini della creazione, si vede. Forse diremo che Michelangelo per un vezzo artistico serpente ha fatto donna. Il serpente donna, tanto di seno, la scriminatura, tutta bionda come gli Elohim erano, qualcosa di simile. Cioè, a me verrebbe, se, nella mia ignoranza, se il 2 più 2 fa 4, cioè abbinare quella lì alla prima mami, che poi i Sumeri la chiamino Nimma, non ha importanza, che la chiamino Nimma, è quella roba lì.
cioè a me sembrerebbe più poi le gambe che vengono fuori vanno proprio a formare intorno all'albero una doppia elica, quindi non il serpente come morte, ma direi nel mio ragionamento un serpente come vita, sì. Quello che va a toccare il DNA. Sono assolutamente d'accordo. E ancora oggi sul caduceo della medicina noi vediamo non un serpente, ne vediamo due che vanno a incrociare.